Ciao, sono il dottor Asado. Oggi parlo di un taglio di carne amatissimo dagli chef, molto usato nei ristoranti, ma che a casa poca gente conosce. Si tratta dello scamone, ovviamente ha tanti altri nomi a seconda delle regioni. È un pezzo che viene dalla coscia posteriore e fa un po' da collegamento quasi fra la lombata e la coscia, si trova lì in mezzo. È un pezzo utilizzatissimo nella cucina professionale. Probabilmente anche nelle case, senza saperlo, perché è un pezzo super super versatile. È tenero, è molto buono e si adatta bene sia a fare gli arrosti che a fare le fettine, quindi lo puoi usare per fare le scaloppine, per fare le cotolette, per fare bistecche. Va benissimo anche alla griglia, sia come arrosto che come bistecche. Per la griglia è un po' magro, un po' troppo magro, però se lo facciamo al sangue possiamo fare una buonissima bistecca, una buonissima tagliata. Io nella mia zona almeno non lo trovo mai né in macelleria né nei supermercati etichettato come scamone. Spesso lo trovi chiamato fettina. Cioè, fettine non è un taglio di carne specifico, cioè non è un muscolo specifico, vuol dire carne tagliata a fette. Ma spesso magari lo trovi chiamato fettine, spesso una parte di questo magari lo trovi come carpaccio. Quindi c'è, non è che in casa non si usa, è che lo trovi chiamato con nomi alternativi molto spesso. E rare volte te lo trovi anche così intero. Questo pezzo si trova sotto la picagna. Pensate che più o meno qui c'era la picagna sopra col suo strato di grasso. Poi lo strato di grasso della picagna continuava qui. In una parte di questo muscolo, sopra una parte di questo muscolo, ma qui è stato rimosso. Generalmente questo muscolo te lo vendono sempre senza grasso, perché essendo utilizzato per la cucina, lo sgrassano per fare le fettine belle pulite, fare le cotolette, non vuoi quello strato di grasso esterno. Però in realtà, se si lascia, si può fare una buonissima bistecca alla griglia. È molto simile al controfiletto, infatti in alcune zone d'Italia, credo verso Modena, Reggio Emilia, si chiama controfiletto, sottofiletto, anche se non è quello che nel resto d'Italia si chiama controfiletto, che è la parte più grande della lombata. Questo è un altro muscolo, però questo ci fa capire che comunque uno dei tagli considerati di prima categoria, uno di quelli più apprezzati, più utilizzati, anche se poi in macelleria non trovi scamone. Sicuramente te lo vendono o fatto fettine o come arrosto, cioè con nomi generici. Da questo lato, questo aveva un altro muscoletto appoggiato, anche quello molto buono. Qui è già stato rimosso, quindi quello che ho trovato io non ce l'aveva più. Ma potresti anche, se lo prendi intero, trovarti un altro muscolo qui. Con quel muscolo lì puoi fare delle ottime tagliate, in realtà come anche con tutto questo. Io quello che farò adesso sarà fare un taglio qui, così vi faccio vedere l'interno. Qui c'è questa parte in cui c'è un po' di nervo e poi c'è un nervetto interno che attraversa questo muscolo, questi due muscoli. Vedete qui c'è questa riga e abbiamo qui le fibre che fanno così e qui le fibre che fanno così. Quindi noi possiamo anche dividerlo, cioè si può tagliare intero e fare delle fettine grosse che avranno però un nervetto, una membranina centrale. Se no si può separare. Così abbiamo due muscoli un po' più puliti. Questo che ho io è di carne argentina, in Argentina si chiama corazón de quadril, in Brasile si chiama miolo di alcatra, se magari frequentate ristoranti brasiliani lo chiamano alcatra. Se lo separiamo, questo è quello che in Brasile chiamano bombon di alcatra e questo è il vero e proprio miolo di alcatra. Quindi separiamolo. Quindi prima di tutto vorrei fare un taglio qui. Così ve lo faccio vedere internamente. Vedi, c'è questa parte un po' bruttina che ha questo nervetto, però che possiamo togliere. Farò un'altra fettina un po' più in qua. Ecco. Vedete che poi dentro va a ridursi e quasi scompare. Quindi noi possiamo separare qui. Ecco. Sì, qui abbiamo questo con cui puoi fare un ottimo carpaccio, un arrosto, sembra quasi un filetto.
caratteristiche molto simili al filetto, sembra la puntina di un filetto, magro, senza nervi e anche molto tenero. Quindi questo era così. Io ho tolto una bistecca qui davanti, che è quella che ha questa parte di nervo centrale, quindi ho fatto una fettina che non è molto bella, non è molto pulita perché ha questa parte qui, ma posso anche tagliarla, separarla. E poi ho separato questa parte che è sottilina, che ricorda il filetto, da questa che è un po' più grossa. Questa ha un nervetto in mezzo. E un fatto qui un po' a Y, quindi quelle classiche fettine che vedete spesso sono fatte con questo. Questo adesso lo tagliamo a bistecche. Io adesso mi sono ricavato questa bistecca che viene dalla parte più grossa. Sinceramente non so se in italiano hanno un nome specifico diverso questa parte da questa, fanno tutte parte dello scamone, però con questa più grossa ci facciamo queste belle bistecche, con questo ci possiamo fare un arrosto così, come se fosse un filetto sempre, oppure lo posso tagliare a fettine, fare carpaccio, fare cotolette, io lo taglierò sottile, mi farò delle cotolette. Questo potrei anche fare un'ottima tartare con questa puntina. Poi battuta a coltello, un filo di olio, un filo di sale e abbiamo già un'ottima tartare. Questo, essendo un pezzo molto magro, possiamo farlo come una classica tagliata con il centro del sangue e poi possiamo dargli più sapore aggiungendo dei condimenti. Quindi una classica tagliata con, non so, parmigiano, rucola, aceto balsamico, olio, qualsiasi condimento volete aggiungere andrà benissimo, perché la carne sì è molto buona, è molto tenera, però manca un pochino di grassi. Io la farò oggi sulla mia griglia Steel, la mia griglia gas, che spesso uso a casa anche per me. Per tutte le cotture veloci, quando devo fare due bistecche così, non so, magari ad accendere la brace che ci metto mezz'ora, col gas lo accendo in pochi minuti è pronta, quindi per tutto questo tipo di cotture veloci in cui faremo robe molto al sangue, io mi trovo molto bene con il gas. Se volete più informazioni sul barbecue, sulla Steel, vi lascio il link al loro sito nella descrizione del video. Le ringrazio anche per il supporto al canale, già da tanti anni che supportano questo canale. Adesso andiamo avanti con la cottura. Ecco che in pochissimi minuti ho la mia tagliata pronta, l'ho condita con un po' di parmigiano e aceto balsamico. Non gli ho messo il sale perché mi sono dimenticato, non importa. Dopo glielo mettiamo quando torno dentro a casa. Adesso assaggiamo. L'ho fatta super al sangue, vedete? Ovviamente ognuno la può fare come vuole. Io l'ho fatta super super al sangue perché, essendo carne magrissima, voglio mantenere l'umidità della carne, voglio mantenere la sua sugosità. Quindi l'ho fatta con l'interno proprio blè, diciamo. Assaggiamo. È super buona. Questa è l'altra parte, l'altro muscoletto, quello più piccolino. È eccezionale. Questa parte che è più piccola è addirittura più tenera. Questa è tenera, la parte più piccola è più tenera ancora. È buona. Quindi se non lo conoscevate, adesso lo sapete, un taglio molto versatile, che potete usare per un sacco di preparazioni, si può fare alla griglia, secondo me dà il massimo se lo fate bleh, al sangue, già a cottura media inizierà a sentirsi un pochino secco, e soprattutto se lo condite, lo fate a modo di tagliata, lo usate per qualche preparazione particolare, marinature, perché al naturale ha un gusto molto molto neutro di carne, buona, però non ha quei sapori che spiccano.
Però già se ci metti un filo d'olio, un sale affumicato, parmigiano, aceto balsamico, diventa una bomba. Per oggi questo è tutto. Se ti è piaciuto il video, lascia qualcosa scritto nei commenti. Dimmi anche se conoscevi già questo taglio e come lo usi. Ringrazio la Steel sempre per il suo supporto al canale. Grazie a tutti, ciao ciao. Ah, iscrivetevi. Siamo già, credo, 93.000 qualcosa iscritti. Ci sono stati un sacco di iscritti in quest'ultimo mese. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi così mi aiutate a continuare a produrre i video. Ciao ciao.